Ragazzi, abbiamo un piccolo problema. Dopo il casino di ieri, Mia ha deciso di sporgere denuncia contro di noi. Vi rendete conto? Non ha detto niente al palestrato, invece Mia ha deciso di andare fino in fondo. Quindi dobbiamo presentarci alla stazione di polizia per vedere un po' che succede, perché siamo stati convocati e speriamo niente di male, perché non ho voglia di finire in prigione. Perfetto, ragazzi, andiamo subito perché, come vedete, sono alla stazione di polizia e vediamo che succede perché sono teso e speriamo che nulla di grave. Perfetto, dai, andiamo. Sì, eccoci qui, forza e coraggio e vediamo un po', non abbiamo paura di niente, quindi andiamo. Vediamo cosa vogliono da noi. Buongiorno, sto cercando la famiglia Califa, sapete dov'è? Porta a destra e di nuovo porta a destra, va bene, grazie, quindi ok, vediamo. Porta a destra, quindi qui, e di nuovo porta a destra, quindi Mia dovrebbe stare in questa stanza e vediamo un po' attraverso i vetri se vediamo qualcuno. Ok, lì abbiamo Mia che, come vedete, si sta divertendo con un microscopio, poi c'è un agente di polizia femmina. Poi abbiamo il padre di Mia e oh mio Dio, abbiamo il palestrato sulla sedia a rotelle. Lo abbiamo ridotto malissimo, ragazzi, lo abbiamo ridotto veramente, veramente male. Guardatelo sulla sedia a rotelle. Incredibile, incredibile. Va bene, andiamo e vediamo un po' cosa hanno da dire questi maledetti. Vediamo un po' perché io non ho paura di niente, sono pronto a tutto e anche a dire tutto quello che ho fatto, ragazzi. Non ho paura di niente, quindi andiamo. Vai. Eccomi qui. Ragazzi, guardate il palestrato sulla sedia a rotelle. Adesso non fa più il figo, non fa più il figo. Guardatelo, guardatelo com'è ridotto. Incredibile, ragazzi, lo abbiamo distrutto ieri. Non hai niente da dire, Mia? Io in questa stanza non chiedo scusa a nessuno, tantomeno a te. Quindi, cosa vogliamo fare? Come vogliamo procedere? Mi volete mandare in prigione? Qual è il problema? Io dopo esco e mi prendo un'altra vendetta ed è peggio per voi. Quindi fate bene a ritirare la denuncia, altrimenti sono cavoli vostri. Io adesso aspetto fuori e dovete sbrigarvi a decidere. Va bene, dovete sbrigarvi. Arrivederci. Ok ragazzi, siamo arrivati ad un accordo. Ho l'obbligo di restare 700 metri lontano da Mia e dall'azienda del padre. Quindi se non rispetto questa regola finisco in prigione. Quindi ci siamo salvati ragazzi, ci siamo salvati perché chi se ne frega di quelli? Chi se ne frega? Chi ritorna più nel deserto? Quindi a bomba ragazzi, a bomba. Nessuna multa, niente di niente, quindi alla grande. Oh, ho avuto paura, ho avuto paura. E siamo stati molto aggressivi ed è per questo che comunque hanno deciso, diciamo, una punizione leggera per noi. Perfetto, prendiamo la macchina e compriamo un appartamento di lusso e soprattutto dei vestiti. Allora, vediamo, un chilometro e 34 dovrebbe esserci il negozio di vestiti. Perfetto, abbiamo anche il semaforo verde, grazie Dio. E ovviamente qui il semaforo rosso. Levati, levati, ora sono incazzato ragazzi e passo anche con il rosso come fa questo che sorpassa tutti. Ok, noi dobbiamo girare a sinistra, comunque posso tirare un sospiro di sollievo perché avete visto anche il palestrato non ha chiesto niente, quindi non ha chiesto tipo che ne so, un risarcimento, niente di niente, quindi lo abbiamo mandato sulla sedia a rotelle e lui non ha detto niente, quindi alla grande ragazzi, alla grande. Levati. Ok, adesso ci compriamo dei bei vestiti e poi un bellissimo appartamento in città che ho già visto. Dovrebbe stare tipo in un palazzo di lusso.
Ok, dai, io devo girare a destra, quindi posso passare. Maledetti, fatemi passare. Ok. Benissimo, dobbiamo arrivare al negozio di vestiti di lusso, che di solito dovrebbe stare in questa zona. Perfetto, dai. Dai, scatta verde, scatta verde. I semafori in GTA fanno schifo, ecco. Ragazzi, li devo hackerare. Un giorno mi metto e li cancello tutti, ve lo giuro. Li cancello tutti. Vai. Ma che vuoi? Dai, fatemi passare. Devo girare a sinistra. Quanto ci vuole? Boh. Ok, finalmente, ragazzi, finalmente. Vai. Stiamo per arrivare al negozio di vestiti, quindi siamo quasi arrivati. Vai, vai, buttiamoci. Buttiamoci, questa volta ci buttiamo, ce ne freghiamo. Siamo contenti e quindi guidiamo in modo allegro. Ok, siamo arrivati, perfetto, scendiamo e compriamoci dei bei vestiti come si deve. Voglio spendere tanti soldi, soldi del padre di Mia. Allora, vediamo un po' le giacche, vediamo un po' le giacche. Oh, ok. Oh, 3.000 dollari, spaccano di brutto, ma non mi piacciono. Gilet. Oh, attenzione ragazzi, qui si fa sul serio. Mi prendo questo assolutamente. Vai. Poi vediamo anche di comprare dei pantaloni se ci sono. Ok, no, dai, questo qui è troppo ragazzi. Voglio qualcosa di normale. Questo completo spacca. Ma sinceramente noi non dobbiamo giocare a golf. Io voglio solo i pantaloni, prendiamo i pantaloni verdi, perfetto. Vediamo anche di comprare le scarpe. Ok, voglio le scarpe belle. Vediamo un po'. Ok, nere. Queste qui, ragazzi, dai, prendiamo queste. Chi se ne frega, tanto comunque noi dobbiamo girare in modo elegante. Poi ovviamente ricambiamo i vestiti. Ora ci compriamo un appartamento, prima di chiudere il video. Allora, l'appartamento che vorrei comprare dovrebbe stare in questa zona, ragazzi, quindi proprio nel centro-centro dove stanno tutti i ricchi, quindi lo compriamo assolutamente. Vai, vai, Franklin, vai. Arriva qualcuno. Oh, uno con il BMW uguale, ragazzi, attenzione. Uno con la stessa macchina. Vai, verde, ti vuoi levare? Ok ragazzi, perfetto. Quello non si muoveva, quel maledetto. Guardalo, che pirata! Senza freccia, senza niente. Sei un maledetto pirata della strada. Ok, passo io. Siamo arrivati, ragazzi, siamo arrivati. Attenzione, siamo arrivati. Ok. Come sempre, dobbiamo aspettare il semaforo verde. E mi sa che noi compreremo casa in questo super palazzone. Per forza, ragazzi, per forza. Oh mio Dio, ho un clacson diverso questa volta, chissà perché. Comunque guardate come siamo fighi, eh. Siamo veramente, veramente fighi, vai. Cammina, oh. Mi fate correre un po', per favore. Ok, tocca a me. Oh, mi stava tagliando la strada, ragazzi. Comunque siamo arrivati. Dovrebbe stare qui. Dovrebbe stare qui. Allora, dai, parcheggiamo la macchina. E vediamo di comprare l'appartamentino bellino per Franklin. Il primo appartamentino. Dai, dai, vediamo. Ok, vediamo un po'. Eccolo qui, ragazzi. 223.000 dollari. Lo compriamo subito. Ok, ora questo è il nostro primo appartamento in città. Vediamo un po' com'è, ragazzi. Vediamo un po' com'è. Ok. Come vedete all'interno è molto lussuoso sicuramente. Vediamo un po' le stanze. Abbiamo il PC da gaming con due schermi. Abbiamo anche il portatile alla grande. Abbiamo anche l'armadietto per le armi, per le munizioni, quindi ottima stanza. Vediamo un po', vabbè, lì si esce. Questo diciamo è il salone principale dove abbiamo il tavolino, il bongo, un divanetto, la TV. Vabbè, facciamo un bicchiere di vino. Vai, vai, bevi. Ragazzi, cosa ne pensate? Come prima casa, direi che abbiamo fatto un salto di qualità
Incredibile. Prima stavamo nel deserto e guardate adesso, abbiamo un appartamento di lusso pagato poco, perché 223.000 dollari sono pochi. Vai, facciamoci un altro giro, vediamo un po'. Vediamo se ci sono altre stanze. Ovvio, si scende anche giù, ragazzi, quindi siamo andati veramente veramente bene per il prezzo che abbiamo pagato. Qui c'è il letto. Ok, non voglio dormire. E guardate qui che veduta. Guardate qui che veduta. Incredibile, ragazzi, incredibile. Vai. Vediamo se ci sono altre stanze. Ok, questo è il bagno. Perfetto. Abbiamo anche una bella doccia, quindi carino. Vediamo se ci sono altre cose da vedere. No, vabbè, è finito qui, ragazzi, dai. Mi piace, non è male questo appartamento, non è male. Veramente, veramente bello. Qui si dovrebbe vedere la nostra macchina, vediamo. No, non credo che possiamo vederla. Comunque usciamo e vediamo anche se c'è il garage, perché il garage mi interessa, così posso portare tutti i miei bolidi. Vediamo un po'. Oh, che succede? Ah, qui diciamo sono diciamo nell'atrio del palazzo. Comunque andiamo nel garage e vediamo. Ottimo, ragazzi, abbiamo un bel garage. Guardate che garage. Veramente veramente bello e sistemato e pulito soprattutto. Quindi mi piace. Va bene ragazzi, io finisco qui il video e fatemi sapere voi cosa ne pensate. E va bene, ciao a tutti ragazzi.